per esempio, adesso partendo dallo spunto di alcune mail in cui abbiamo stampato delle copie, magari potete anche prenderle, c'è una difficoltà oggettiva di comunicazione. Fondamentalmente noi siamo abituati ad avere comunicazioni, connessioni, banda larghissima, a scaricare film. Noi stiamo parlando di connessioni che a volte non superano i 5K al secondo, 3K al secondo, per cui a volte anche una semplice chat online, web, scarseggia, non funziona. Stiamo parlando di luoghi in cui magari i telefoni non funzionano, luoghi in cui il satellitare non c'è e così via. Per esempio, per un esempio, l'ospedale di Chiara Castellani, di cui parlava prima Chiara, non è stato, non, cioè le persone, diciamo, che lavorano all'ospedale non sono state in grado di ricevere un'informazione da Chiara Castellani per settimane, perché non siamo stati in grado di comunicare, anche per una questione di lingua, perché lì parlano in francese, perché non funzionava Skype, perché non funzionava la chat, perché non c'era il telefono, e di dire a queste persone come riavviare il router per far sì che Chiara Castellani potesse continuare a visualizzare le situazioni dei malati dell'ospedale da Bari, perché è venuta a Bari ha dei problemi, ci sono dei problemi che vanno risolti. I soci, non soci, simpatizzanti, tutti quelli che hanno magari un minimo di competenze, perché il problema potrebbe essere anche come non riesco a stampare il referto o non so quale esame sulla stampa, potrebbe essere anche un problema stupido, però offrono il proprio tempo, quindi dall'altro lato c'è qualcuno che su questo portale si mette a disposizione, per cui contando sul numero, mi auguro, ci saranno 10 risorse e 10 problemi, o mi auguro più risorse che problemi. Ognuno può prendere in carico un problema e se ritiene di avere le competenze, provare a, mediante una chat, una lavagna o altri sistemi, a risolvere da remoto il problema. Se il problema viene risolto, ok, se non viene risolto magari può spostare, passare la palla a qualcun altro.